Amadori, una vittoria praticamente senza problemi, nel senso che forse il gol era un gol che non ci stava, non l'abbiamo visto dentro la porta, però la reazione immediata e poi il secondo tempo a senso unico ha valorizzato questa squadra che combatte fino al 95esimo. Bisogna partire dal presupposto che tutte le gare sono difficili, ogni partita fa storia a sé, quindi non possiamo permetterci il lusso di sbagliare, anche perché noi dobbiamo essere consapevoli che siamo una buona squadra e che deve fare il massimo per poter raggiungere il nostro obiettivo. La partita di oggi è un po' un segnale, sembra quasi che avete voluto sfinire prima l'avversario e poi finirlo a colpi di macete. Siamo stati, diciamo, loro sono andati in vantaggio prima loro, noi siamo stati bravi comunque a non mollare, abbiamo reagito anche se fino a quel momento comunque prima del gol stavamo facendo la nostra gara e anche bene, direi. Un nuovo centrocampo, quasi un 4-3-3, anche se poi Bigoni si spostava, ma alla fine avete fatto un gran lavoro sempre lì in mezzo. Sì, un nuovo modulo, comunque avevamo preparato la partita in settimana, quindi voglio dire non è stata una novità per noi e comunque penso che almeno dal campo io l'ho vista bene, quindi penso che il nuovo modulo non ci abbia creato problemi, anzi. Questo Cosenza è solo ancora una volta capolista e l'unico che sta tenendo è il Teramo. Ma ripeto, noi dobbiamo fare la corsa solo su noi stessi. Le altre squadre, voglio dire, faranno il loro cammino, il loro percorso, noi il nostro, dobbiamo guardare partita dopo partita e cercare di fare sempre punti. Che giudizio si dà a Meduri della sua prestazione? Ma una buona prestazione, si può fare sempre di più. Complimenti. Venerdì arriva il Foggia, che partita sarà contro il Foggia? Il Foggia penso che sia, come le altre, un'ottima squadra, una partita che va affrontata allo stesso modo di come abbiamo affrontato queste prime 8 e quindi è una partita come le altre, noi dobbiamo guardare solo noi stessi. L'ho visto Meduri, padrone, diciamo, del centrocampo, dei lanci, ci siamo chiesti come mai Meduri qui ci fa in seconda divisione. Io, diciamo, il nuovo modulo, diciamo, mi ha agevolato anche perché io comunque preferisco giocare in un centrocampo a tre basso davanti alla difesa, poi comunque il mister fa le sue scelte, io cerco di fare il possibile adattandomi dove chiede il mister e poi spero comunque che prima o poi arrivi questo salto di qualità.